Allora, vecchio rincoglionito, te la sei andata a cercare. Essere troppo buoni, rispettosi, si passa per coglioni, giusto? Voglio raccontare mentre sto guidando le cose che la gente normale non riesce a concretizzare, a materializzare, a realizzare, a effettuare. Voglio descrivere un panzone di Pulagni, sì, palazzone. Scusate. Devo cambiare marcia. Come Lincoln Oaks, detto anche Oak Falco, di Over the Top. Immaginate una persona appassionata di cinema che vive un'esistenza remota da coetanei. Rimbambiti da genitori cretini che volevano imborghesirli, sistemarli, educarli secondo una planimetria standard, per meglio dire omologata alla piattezza dei loro cervelli, l'encefalogramma piatto proiettato alla loro prole. Ma le mie sono solo parole che si disperderanno nel vento e sto sperperando altro tempo. L'angelo della vendetta, lentamente, in maniera progressiva, progressivamente, sta compiendo qualcosa di terrificante, la stessa cosa aberrante, mostruosa, che gente ignorante volle compiere in modo esecrando, esecrabile, gente miserabile. Ecco, una certa età, uno di 20 anni, fu attaccato perché doveva accoppiarsi carnalmente, sverginarsi, essere svezzato, e doveva lavorare secondo i dettami genitoriali di quelli che non erano i suoi genitori. Quindi questa vita principesca, quasi dantesca, no? Da poeta, da libero pensatore, non fu ben tollerato da squallidi lavoratori che commisero un gravissimo errore, oserei dire un abominio, un abominevole orrore. E allora vollero ghettizzare e stigmatizzare una persona, la vollero diffamare, e poi questa persona reagì in maniera giustamente ribelle, irosa, rabbiosa, e andava fermata, no? Quindi placate le vostre ire se questa persona in gran forma è ritornata, e di vivere la vostra vita nauseabonda, nauseante, da gente frustrata in modo sesquipedale, sesquipedalmente non appagata, ecco, dicevo, questa gente la pagherà. Gente con molti problemi di mente, per loro prescriverei un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, un TAC. Soffrono e sono affetti da gravissimi disturbi, danni neuronali, forse da quando sono neonati, poi in maniera innata, secondo l'eugenetica. Queste persone non sono a posto, vanno raddrizzate, e vi penserà il commissario, e non sta scherzando, sta guidando. Vi ricordate il grandissimo Clint Eastwood? Grande, grande, grande. Non è una corda, no, non è uno scherzo, è una corda, ecco. A tirare troppo la corda si spezza. E se qualcuno volle spezzare il mio destino, io navigo e flutto nella vita liberamente. Comunque.